Cedo la parola al professor Michele Caglione. Un applauso al professor Michele Caglione. Il professore che praticamente vi accompagnerà in questa parte molto significativa della serata. Prego. Buonasera a tutti. In genere sono al numero 12 della fila H in questo teatro. Infatti le luci mi accecano. Comunque, noi dobbiamo mangiare i nostri ragazzi. Io farei partire per subito un filmato, perché abbiamo poco tempo, noi andiamo sempre di corsa, per festeggiare un evento unico. Luci?
Va bene, signori, io vorrei accogliere con un grandissimo applauso questi ragazzi che fanno di Foggia non una delle ultime in classifica nelle varie graduatorie, ma dovunque andiamo ci riconoscono come i più bravi, come è capitato quest'anno. Un applauso a tutti i nostri campioni. Vieni, Mattia. Chiamo due grandi amici, un amico di questa scuola, un amico dello sport, che ha frequentato anche l'ITT Da Vinci, il professor Mimmo Di Moffetta, il consigliere FIDA, rappresentante CUNI, insieme a Francesca. Prego, dovete venire sul palco entrambi, due grandi amici. Francesca è consigliere delegato, vicepresidente dei CUNI, se non mi ricordo male, a livello regionale, e un loro, ho chiamato loro per premiare perché meglio di loro nessuno potrà esprimere cos'è lo sport in genere e per la nostra scuola. A proposito di Mimmo, vorrei solo dirvi una cosa: stiamo parlando di un ragazzo, ci siamo venuti ragazzi perché è di un ragazzo che è stato atleta responsabile settore lanci, ha partecipato non so a quante olimpiadi, adesso è diventato consigliere FIDA nazionale e finalmente abbiamo qualcuno che pensa realmente a Foggia. A te, Mimmo. Grazie, e grazie, saluto tutti. Io sono parte ormai quasi, cioè, come tipo cozza, sono attaccato al mio istituto che mi ha visto diplomarmi tanti anni fa. Sono un ragazzo tanti anni fa, qualche annetto fa. Però volevo dire, veramente c'è un X factor, no? Cioè, io vedevo nel periodo del lockdown che abbiamo creato dei filmati con la storia dello sport di Foggia, e in particolare dei campionati studenteschi, c'era sempre l'ITIS. A partire dal 1950 con le campestri fatte all'ex ippodromo, è sempre stato un fattore importantissimo all'interno della vostra scuola. Ha dato dei risultati straordinari, non solo quello di quest'anno, un anno particolare tra l'altro. Io sono consigliere FIDAL, quando mi ha chiamato il ministero per dire, erano due anni che non si facevano i campionati studenteschi per via del lockdown, quando mi ha chiamato ha detto bene, vogliamo fare i campionati italiani di atletica leggera, figuriamoci, immediatamente sì, organizzati in poco tempo a Pescara, e per fortuna li abbiamo organizzati perché i nostri ragazzi sono stati straordinari, e non solo per il risultato singolo, perché conta molto nella squadra non perdere neanche un punto, perché poi se hanno vinto per pochissimo sulle altre squadre, perché veramente hanno fatto gruppo, e il merito di questo veramente va tantissimo a Michele Caione, che conosco veramente da una vita, e chiaramente l'al dirigente, che forse non tutti sanno, ma anche lui è laureato in scienze motorie, e Anna Maria Novelli, con cui abbiamo fatto anche, tra l'altro, ho avuto la fortuna di accompagnarli come responsabile delle nazionali italiane dell'ISF, quindi dell'International School Federation, quando questa scuola per ben due volte ha partecipato ai campionati del mondo di calcio, e a Bordeaux eravamo tutti insieme. Bene, io passo la parola al mio capo, che è il CONI. Sì, hai fatto dei pasticci incredibili nella presentazione, ottimo allenatore, splendido professore, ma come si improvviso ora? Va bene, no, io prima di tutto vi volevo ringraziare per l'invito, perché mi ha fatto molto piacere, mi fa sempre piacere essere presente quando è lo sport che viene celebrato, e attraverso lo sport possiamo celebrare anche le cose buone, le buone pratiche della nostra città, perché ha detto bene il professor Caione, non ci vediamo sempre come ultimi, abbiamo delle eccellenze e a livello sportivo le esprimiamo ogni anno. Io qualcuno di questi ragazzi, forse giusto, lo abbiamo premiato, sì, probabilmente sì, in una cerimonia in cui abbiamo premiato le eccellenze dello sport foggiano qualche mese fa, ed è stato bellissimo vedere che valori e che livelli importanti la nostra città, malgrado tutte le difficoltà impiantistiche, sociali,
tutto quello che volete ce lo possiamo mettere, riesce ancora a esprimere. Non ci dimentichiamo che qualche giorno fa Martina Criscio ha vinto la Coppa del Mondo, quindi abbiamo ancora tanto nella nostra città, tra l'altro con un team tutto foggiano, dal professor Di Molfetta che è la cura nella parte degli allenamenti di, come si dice, di atletici, al suo tecnico, a Buenza, a Martina. Quindi ragazzi, voi siete stati premiati fra le eccellenze dello sport foggiano e che arrivano in vetta al mondo. Con voi il professor Caglione ha fatto delle esperienze meravigliose, io mi ricordo di Bordeaux sotto la dirigenza della professoressa della preside Novelli, tra l'altro una donna eccezionale, consentitemi di darle il mio personalissimo attestato di stima, perché da donna a donna ha fatto tanto in tempi veramente come antesignana della dirigenza. Il testimone è stato colto da un eccellente dirigente, per di più sportivo, quindi ancora più sensibile allo sport, per cui grazie a tutti, ma grazie soprattutto ai ragazzi e al professore che ci mette tanto di suo. Senza la sua volontà e la sua passione e professionalità non sarebbero possibili queste cose. Grazie. Scusami Michele, io solo una cosa volevo solo ricordare, che noi facciamo tutto in, abbiamo sempre fatto tutto in team. Io devo ringraziare veramente tutti i colleghi che in questi anni, in questi 10 anni ci hanno dato una mano in tutti gli sport, perché poi noi abbiamo coperto 22 sport nella nostra provincia, abbiamo avuto risultati non solo con i nostri ragazzi ma anche in altri sport, con i ragazzi di questo istituto, e devo un grazie particolare perché in questi anni veramente chi ci ha dato una mano, altra laureata in scienze motorie, oltre altre 250 lauree, è la nostra dirigente e quindi episcopo, che veramente, come dicevo, sport, non entravo neanche nell'ufficio, fai, il verbo era fai, quindi grazie ancora. Allora a questo punto inviterei il professor Palmisano, la professoressa Novelli. Mariele, ti risparmio questa premiazione. Prego, sul palco, ragazzi, iniziamo con Guerrieri. Ci sono due ragazzi, molti dicono come quelli non hanno la tuta, no, per un semplice motivo: in era di Covid ci sono i supplenti, li chiamiamo noi, ma non è così, grazie a loro siamo andati avanti. Allora, quando qualcuno si ammalava c'era subito l'amico che poteva sostituirlo. Allora Samuele, se gentilmente la professor Di Molfetta, se puoi premiare Guerrieri, Ettore, campione provinciale a squadre, medaglia e pergamena, a lui il primo. Subito Mazzeo, Francesca, per favore, tocca a te. Campione regionale a squadre. E poi i 6 ragazzi, iniziare da chi c'hai come in lista? Il signor Ciotti, 100 metri ostacoli. Professor Favisano, per favore, facciamo una ciascuna. 100 ostacoli, perché quest'anno l'hanno cambiato finalmente. Bene. Io volevo dire solamente che, se avete notato nel filmato, questi ragazzi tecnicamente hanno fatto delle prestazioni al di là del risultato, ma veramente pregevoli, cosa che non si vede spesso a livello scolastico. Quindi un plauso ancora al professore che li ha allenati e a loro che si sono impegnati. Grazie. Dopo? Esposito e assente, passa quell'altro, veloce, ha avuto un incidente, come è chiamato? Ma speriamo tutto bene. Solazzo, il nostro grillo parlante, io mi diverto a mettere un po' qualcosa, se facciamo in tempo riusciamo a vedere un filmato che racconta la nostra storia realmente, perché molti non l'hanno vista. Veloce con quell'altra, date sempre una ciascuno. Tirella, eccolo qua, metri mille, grandissimo ragazzo. Ruggeri, il nostro gigante buono, e non poteva essere. Come vedete adesso Mattia, vabbè poi ve lo dico tu perché dobbiamo fare un'altra operazione, è l'ultimo, immagino che sia il signor Colasanto se non sbaglio, il nostro angelo volante, giusto? Sì. Questo è qui, e poi
caro preside. Chi è che è rimasto? Mi sa che sono rimasto solo io? Mattia Ruggeri? No, quello dopo, non me la date. Ce n'è una per me, mi sembra che il preside mi ha fatto un regalo, se non ricordo male. Nico? Ok, è un piacere. Io col preside ho fatto l'università insieme, chiaramente, siamo amici, siamo compagni di università, di tutto. Anche, anche la dirigente dell'ufficio scolastico. Cioè la mia scusa, mi e vogliamo fare una foto. Ok, facciamo una foto tutti insieme qui. Poi ci fai fare un po'. Insieme, prometto. Io inviterei tutti quanti, prima di un'ultima premiazione, vi potete accomodare tutti, abbiamo giusto il tempo perché sto nei miei 25 minuti, giusto? Sì. Mi metti il video del convegno che molti non l'hanno visto, che racconta la... te l'ho detto, l'altro video. Sì. Ci sei? Video convegno sta scritto. Qualcuno l'ha visto già quando abbiamo fatto la presentazione del libro, siccome me l'hanno richiesto, riesci a vederlo, sì? Abbiamo previsto, Nicola, che dici? Se riesci a trovarlo, altrimenti facciamo l'ultima premiazione. Ok. Noi abbiamo una tradizione, al di là dei risultati, l'ho inventata io, diceva quello, però insieme al compianto professor Panettieri, che molti di voi hanno conosciuto, e pregheremo un grosso applauso, abbiamo dedicato la palestra. Tante volte mi sono detto, si premiano sempre i ragazzi più bravi da un punto di vista profitto. A un certo punto della mia vita ho detto, ma perché non si premiano anche gli sportivi? Allora abbiamo istituito un premio, l'atleta dell'anno, e quest'anno, dopo 2 anni, con orgoglio chiamo Mattia Ruggero, che è stato premiato come atleta dell'anno dell'ITP Altamura d'Arigi, un ragazzo che non conosceva l'atletica e che in un anno ha fatto raggiungere dei risultati incredibili. Porti quella cosa, chiamo il preside Palmisano, chiaramente, prego preside. Ok, un applauso al ragazzo, dai, un bel applauso, che se lo merita. Complimenti. Grazie mille, ai prossimi successi.